la prima dentro, gas a martello, luce accese anche di giorno. Solo quella che funziona di sinistra, esatto. Perché quella di destra ci ha abbandonato. Si svolta, attenzione enduro, si inizia, diminuiamo un po' l'aria condizionata perché sennò ci intossichiamo. Fans, allora fino adesso avete visto un giro in moto, cioè penso di fare un video del giro in moto, poi metterò questo video e poi farò un altro video di giro in moto. Niente, era giusto per... Solo che in Sardegna non siamo venuti solo per girare in moto, ovviamente, anche perché facciamo una vacanza all'anno, vacanza, e farla tutta in moto era un po' stancante, diciamo, e saremmo tornati più stanchi di quando siamo partiti. Esatto. Quindi cosa facciamo? Cioè cosa abbiamo fatto anche? Tanto mare. E visto che la Sardegna è anche e principalmente mare per chi ci viene, oggi vi facciamo vedere anche una delle spiagge che pensiamo sia tra le più belle d'Ogliastra. Non diciamo la più bella, se no poi c'è, a parte la faida, no? Più bella l'altra, più bella quella lì, più bella quella là. Una delle più belle e quella che a noi piace di più. Per tante motivazioni. Però vabbè, non spoileriamo oltre, vi portiamo direttamente in spiaggia a vedere com'è. Moments later. Adesso vedrete sul pandino. Luna Colombo guida la Panda Rossa. Che ci ha gentilmente prestato un amico di famiglia. Quindi niente, ce l'ha gentilmente prestata perché sennò dovevamo andare sempre in spiaggia in moto e era un po' scomodo. E tanti diranno, ma dov'è il problema? Spiegami. Il problema è borsa, asciugamani, creme, ecco, palla, materassino, ombrellone, lettino e borsa frigor. Quindi viene un po' scomodino. Viene un po' scomodo andare in moto. E in più dopo hai anche i caschi che magari, cioè, li metti sull'asciugamano appoggiato nella sabbia, che poi dopo magari entra la sabbia, te lo metti in testa e fa lo scrub dopo. Quindi preferiamo, abbiamo preferito farci prestare una macchina. You get the idea. Guarda lì, sembrano le fiamme di Fast and Furious. Vai, carichiamo tutte le robe nel bolide. Con adesivo Hit Senkula. Un tocco di eleganza. Allora, tra l'altro doppia chiave, da un lato un tipo, dall'altro un altro. C'è che apro dalla mia parte. Madonna, un forno. Mettiamocene le cinture perché qua... È l'unica dotazione di sicurezza che c'entra la Panda, la cintura. Bene, ho già paura. Beh, tieni le chiavi. Allora. Potrete assistere a Luna Colombo, accende la Panda Rossa. Oh, l'aria condizionata accendiamo. Infatti, aspetta, esatto, accendiamo l'aria condizionata, però agli alzacristalli elettrici, eh. Allora. Vai, aria accesa. Aria accesa, la prima, ma prima non esiste. Andiamo! La prima dentro, gas a martello. Luce accese anche di giorno. Solo quella che funziona di sinistra, esatto. Perché quella di destra ci ha abbandonato. Che parte? Di là? Di là. E sono solo 2 settimane che facciamo questa strada. Derapata. L'unica cosa che funziona bene è questa. Il clacson funziona da Dio. Vedete qua davanti c'è l'airbag. Portiere blindate. Tra l'altro se toccate questa parte di lamiera mentre è al sole vi rimane incollato il braccio. Cioè immaginate la scena, siete in macchina, siete appena saliti, dite metto fuori il braccio, in realtà il braccio vi tocca qua e niente, rimanete incollati. Che qua buona. Ma lascia sta frizione. Devi lasciare, quando acceleri devi lasciare la frizione. Vabbè, è la seconda volta che la guida. Ha fatto le prove ieri sera per poi fare il video. Perché ha detto, se poi faccio brutte figure. Allora ieri sera prove. No, ma poi da parcheggiare è un casino, eh. Da parcheggiare, non ha il servosterzo ovviamente. Quindi finché sei in movimento non si pone tanto il problema. Il problema è parcheggiare quando sei fermo. Adesso oltretutto per andare al mare facciamo la strada alternativa per evitare il traffico. Enduro? Enduro, sì. Enduro con la Panda. Percorso alternativo. Si svolta, attenzione enduro. Si inizia. Diminuiamo un po' l'aria condizionata perché sennò ci intossichiamo.
Occhio che ieri ha piovuto molto, quindi potrebbe esserci del fango, eh. Bellissimo. Ma rumori vari ed eventuali. Maronna. Madonna, sembra un gioco di Gardaland. Cucca, attenzione. Porco cane. Occhio che qua ci sono dei dislivelli pesanti, eh. Mi ricordo quando mio nonno con la jeep mi portava apposta sulle buche. Porca miseria. Per farmi divertire così. È già finito. È stato breve ma intenso. È già finito. Palle. Occhio, occhio. Madonna. Più buche prendi e più ti diverti. Le sospensioni un po' meno, ma vabbè. A sinistra. A sinistra. Ci rimettiamo sulla strada principale. Vai. Abbiamo dei problemi in partenza con questa frizione, eh? C'era il dislivello. Guarda! Abbiamo messo la quinta, attenzione! Signorina, non si dicono le parolacce! Tra l'altro per andare... Ciao ciao, eh! Com'è la tecnica? Suoni quando c'è qualcuno a sinistra ma saluti a destra, esatto, per confonderlo. Comunque per andare alla spiaggia dove dobbiamo andare passiamo di fianco al Lido di Orri. Attenzione, se no stiro tutti, eh. E curva a sinistra e poi a destra freno. Occhio che siamo quasi allo scollinamento, eh. Si mette in scia alla Peugeot. Ecco lo scollinamento. Attenzione, discesa, prende velocità, frena, non tanto. È un po' sì, eh. Sì, però volta c'ha 8000 cavalli e poi non vanno. Siamo praticamente arrivati al parcheggio. Ricordo che Luna questo pezzo di video neanche voleva farlo, ma penso sia il pezzo più divertente di tutta la serie in Sardegna. Attenzione, siamo arrivati al parcheggio. Freccia. More moments later. Vai. Bene, parcheggiato il bolide. Adesso spegnimento aria condizionata. E adesso devi scendere meno di 2 secondi o muori. Esatto. Prego. Grazie. Prego, so questa. Perché non è chiuso bene? No, di qua quella grande. Mai visto una macchina che ha 2 chiavi? Questo è aperto. Ricordiamo che il bagaglio a lieve non si chiude mai. Quasi mai. Ciao, bene. Prendiamo su tutta sta roba. Capite che è impossibile andare in moto. Ciao, tira su tutto e andiamo. Sì. Prendi anche questa per favore. Sì, no, aiutami. Ah, ti devo aiutare? Certo. Allora il video riprende tra un attimo. Ciao, abbiamo preso su tutto, andiamo verso la spiaggia. Luna Colombo, porta le sdraiette. Vai, scegliamo una buona postazione. Abbiamo scelto la location? Prima fila, eh. Beh, non è vero, seconda. Vabbè, lì il mare. Eros Buzzini? Monta l'ombrellone. Vai con quelle braccia. 15 minutes later. Abbiamo piazzato tutto grazie alle mie possenti braccia. Rilascio un commento a riguardo. Bravissimo. Pensavo dicessi veramente possenti. E andiamo direttamente in mare. Comunque è molto elegante questa cosa che svolazza dietro. Bella. Sì. Andiamo in mare? Andiamo. È calato il vento e è diventata una piscina praticamente. Che bello è oggi. Ci sono Gigetto. Gigetto, sì. Bello. Ciao, vado a lasciare giù il telefono, giochiamo a palla? Io te la tiro, tu me la lanci. Ok. È freschina, col fatto che ieri è stato brutto. Ciao, facci vedere che eleganza. Col materassino.
un po' sì. Luna Colombo sott'acqua. Adesso stiamo un po' in ammollo. Tra l'altro con la costruzione impermeabile in realtà non so cosa si senta. Secondo me si sente malissimo. Comunque, Luna Colombo in realtà ha paura dei pesci. È vero o no? Sì. Non mi sento troppo sicura, eh. Dei pesci? Però sono buoni da mangiare. Certo. Quello sempre. C'è qualcosa in mezzo alla strada? Abbiamo un problema. E che facciamo adesso? Vediamo se sa per il mare. Attento perché con quelle coralline imbuca il cofano, eh. Cosa faccio? Gli suono? Io non saprei, magari si spaventa, guardalo lì. Sembra già... Non è che non abbia la macchina rossa. Dai, magari si sposta. Procedo piano? Vada. Vado... Vada dentro in quell'insenatura. Un secondo, si aspetta. Oh, ciao. Un po' magrina. Ma sono tutte un po' magrine.